più sotto punta di così, ragazzi, non si può. Dai, buona. Dai, qua, fin qua possiamo andare, però di più no, di più no. Di più no. Spaventare e stai qui, dai, stai qui, stai qui. Wow! Wow! Ragazzi, spettacolo! Massima 7 metri. Vedete la lunghezza anche nei fossi piccoli quanto è importante. Come avrei fatto a infilare l'esca lì con precisione e tenercela fino a che non mangiava. Che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo! Poi questo è veramente maneggevole. Sette metri di canna. Wow. Questo ho fatto anche un esperimento, vediamo un po' come si comporterà, soprattutto poi mi interessa saperlo quest'inverno, quando pescherò i silurotti con fili magari generosi, no, non esagerati, non è che ho intenzione di mettere su il 45 su questa canna qua, però se capita di mettere sul 25-30, ho messo degli anelli piuttosto larghi ma bassi per risparmiare peso sul gambo. Vediamo un po' come si comporteranno. Guardate che bellina, non è proprio piccola. E questa dovevo assolutamente tenerla qui, perché se mi partiva giù non potevo seguirla. E non è difficile, questi pesci qua prendono e partono a mille. Però la morbidezza della canna le tiene tranquille, è importantissimo. Wow, dai! Qua che bella, ragazzi! Guardatevela un po'. Dai che l'erba è bagnata e le temperature sono scese. Ti sei slamata anche da sola. Eccolo qua. Un po' l'ho forzata e la testina è quasi aperta. Dai, fatti vedere solo un secondo. Ma sto, ecco, il problema delle canne morbide è che poi dopo i pesci li porti a guadino pieni di energia. Bella, dai, niente foto, non perdiamo tanto tempo. Vai, ciao, bellissima. Bella, 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 vai. Adesso puoi andare dove vuoi.